Bella a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video dopo tantissimo tempo. Io sono Michael e oggi siamo qui per questo video un po' speciale perché per tornare non potevo non fare un video del genere. Oggi facciamo una cosa molto speciale, una cosa che mi sta molto a cuore e che da decenni faccio sul mio canale, ovvero golfing sul ghiaccio, sull'hockey. In questo video mostrerò the ultimate way to make money, quindi appunto il metodo finale per fare soldi su GTA 5 online. Dunque direi di non perdere altro tempo e iniziare. Innanzitutto bisognerà andare nel menu online, chiaramente, e avviare una lobby in solitaria, poiché nelle lobby solitarie non rischiate di essere uccisi, trucidati, ammazzati in modo odioso, in modo orribile da altri giocatori. Adesso aspettiamo il caricamento e vediamo cosa succede. Eccomi, allora sono arrivato nel mio hangar personale, ovviamente che ho guadagnato i soldi del mio account, appunto li ho guadagnati facendo questo bug, questo glitch che oggi vi farò andare a vedere. Allora, innanzitutto avrete bisogno, scusate, di un elicottero, comunque di un mezzo per conquistare i cieli come la Madonna. Adesso con questo elicottero nuovo di zecca dovrete andare in cielo a vedere proprio colei che vi ha fatto nascere, ovvero la Madonna. Io vi consiglio di aprire il vano bombe per trucidare, nell'attesa di arrivare dalla Madonna, infedele. ovviamente non sono blasfemo, è il bug che mi dice di fare così, infatti io lo andrò a fare. Oh, guardate, lì c'è Babbo Natale. Adesso atterrate su questo edificio. Premete G per sganciare le ruote, appunto. Avrete bisogno di molta molta cautela, ragazzi. Quindi mi raccomando, salite con cautela. Oh, porco. Ok, atterro. Devo premere. Ho sbagliato tasto, cazzo. Vabbè, potete appaltare. Minchia, che culo, vaffanculo. Ok. Vabbè, se siete ricchi potrete diventare gratis, chiaramente CEO Secursev. Ah, non in lobby solitaria, giustamente. Vabbè, siete ancora ricchi, avete un ufficio qua, entrate nell'ufficio. Il glitch non è finito, ragazzi. Ok, comunque era un modo per entrare nell'ufficio, quello dell'elicottero, quindi non avete bisogno per forza di un veicolo che debba per forza conquistare comunque l'aria e i cieli, che debba dare fastidio a Dio o alla Madonna in sé. Quindi potete prendere una porta e andare al vostro ufficio, chiaramente il migliore perché voi già vi siete fatti i soldi con questo glitch che state vedendo. Intanto ragazzi vi parlo di questo glitch è fantastico. Adesso entriamo e vi faccio vedere cosa si deve fare esattamente. Entrate nel vostro ufficio. Ok, chiaramente questa ci sarà la vostra assistente personale qui. Avrete un ufficio con tutti i benefici migliori al mondo. Allora, innanzitutto, ho sbagliato a dirvi che bisogna avere un ufficio perché si può avere anche qualunque cosa che non sia un ufficio. Adesso voi dovrete, esattamente quando entrate a sinistra, dovrete andare qui e bere un sorso di gin. Se ce lo fa bere. Ok, beviamo il gin. Glu glu. Ok, adesso una cosa che non si dovrebbe fare mai in gioco, appunto mischiare il gin con il whisky, cosa che noi dobbiamo fare per il bene del glitch. Adesso, come vedete, non cambia un cazzo, beviamo ancora del gin. Allora, se notate molto bene, potete vedere che è cambiata qualcosa. Ok, adesso dovete mischiare ancora del whisky. La vostra visuale intanto si è andata a fanculo. Whisky bevuto? Molto bene, manca poco. Adesso dovete scendere e chiedere alla tizia qua il vostro veicolo. Chiaramente avrete una la Oppressor MK2. Bene, adesso avrete questa visuale. E esattamente quando si sta caricando il coso dell'ascensore dovrete andare qui e fare niente. Ok, adesso che avrete questa visuale dovrete salire sul vostro veicolo e adesso dovrete accettare una delle tante attività che vi inviano qua questi stronzi. Mentre siete in volo,
con l'oppressor. Prima di... aspetta, premete X in questa schermata. Poi buttatevi. Ok, adesso il vostro personaggio è in volo, ma non siete morti. Dunque, fate gioca e giocate qualunque attività abbiate già fatto qua. Ok, e vedete che siete col paracadute. Dobbiamo essere veloci perché noi ci butteremo. E allo stesso momento troviamo sessione GT Online. E stiamo ancora volando. Adesso vi caricherà di nuovo il vostro hangar. E se voi andate a in un qualunque supermercato, prendete un qualunque veicolo per arrivare al vostro mercato di città. Se voi prendete un qualunque veicolo, se voi andate in un qualunque supermercato, vedrete che magicamente, se ora voi vi buttate da questo elicottero senza morire, sperando che non si cappotta, ok. Ok, voi qui dovreste avere un supermercato. Se voi entrate esattamente in questo supermercato situato a Strawberry, vi faccio vedere nella mappa dove è questo qui. Metto il punto. Ok, se voi andate adesso, dopo aver fatto tutto questo, qui, entrate, non importa se con maschera o senza, uccidete questo prima che vi spari, uccidete questo prima che vi spari, poi derubate qua e uscite dalla sessione. Chiaramente bisogna ripetere i glitch più e più volte per avere più soldi. E adesso vi riporterà ancora una volta al vostro hangar, ma se guardate nei soldi avrete 28.724, ovvero i soldi della dell'attività in difficile, i soldi del negozio, i soldi dell'assicurazione della moto distrutta e i soldi dell'attività. Ragazzi, per questo era tutto, dunque fatele molto velocemente, io vi saluto, vi dico bye bye, al prossimo video, sayonara e vaffanculo. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, questa era solo una prova per farvi vedere appunto come si fa, vi ho fatto vedere i passaggi, chiaramente voi potete fare prima il passaggio 1 del passaggio 4 o prima il passaggio 7 del 9, ma il risultato è sempre lo stesso, ovvero potrete ricevere migliaia e migliaia di dollari grazie a questo glitch. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao. Ma ricordate che i veri pro non giocano ostaggio ma artificiale.